Per il secondo capitolo dell'antologia Ghibli ho deciso di trattare Princess Mononoke, film capolavoro del maestro Miyazaki del 1997. Come potete vedere, i film presi in analisi non seguono un particolare ordine cronologico o di gusto. Semplicemente in pochi mesi cercherò di portare uno sguardo completo su tutta la filmografia Ghibli, in modo da avere un quadro d'insieme di uno degli studi di animazione più importanti della storia. E iniziamo il nostro viaggio nella pellicola. Partendo dai cenni storici, analizzeremo quelli che a mio parere sono i punti di forza di Princess Mononoke, un film ormai iconico dentro e fuori i confini nipponici. I primi cenni riguardo la genesi di Principessa Mononoke risalgono a circa 30 anni prima l'uscita del film. Il maestro Miyazaki, infatti, già alla fine degli anni 70 aveva realizzato alcuni schizzi che possono considerarsi una sorta di idea anticipatrice della pellicola del 1997. In queste bozze, il regista e sceneggiatore aveva accennato la storia di una principessa che regna su una radura, accompagnata costantemente da un animale fantastico. La maggior parte di questi concept, però, non trovò mai luce nella versione finale dell'opera. I veri lavori di produzione della pellicola iniziarono nel 1994, per durare un totale di 3 anni. Al tempo lo studio Ghibli era già entrato prepotentemente nella scena dell'animazione giapponese, con film del calibro di Porco Rosso o Laputa Castello nel Cielo. E qualsiasi lavoro in uscita finiva per essere un enorme banco di prova. Miyazaki si approcciò alla sceneggiatura nel peculiare modo che tuttora lo distingue, ossia senza scriverla in ogni suo dettaglio. I film del maestro, infatti, sono famosi anche per non seguire uno script predefinito, ma per generare la loro linea narrativa man mano che la produzione va avanti. Nel 1997 esce nelle sale giapponesi Princess Mononoke. Andiamo a vedere perché, a mio parere, l'opera è tra le più profonde ed importanti nella filmografia di Miyazaki. Il setting dell'opera segue delle precise scelte condivise con altri lavori del maestro, come ad esempio Porco Rosso. Miyazaki, infatti, decide di collocare temporalmente le vicende che racconta in un reale momento storico, distorcendo però geografia e caratteristiche dei luoghi che mette in scena. In questo caso il palcoscenico della storia è il Giappone, nel periodo Muromachi o periodo Ashikaga. Il flusso degli eventi prende piede nel momento in cui un cinghiale, corrotto da una maledizione, attacca un villaggio di Emishi, un antico popolo nativo dell'Honshu. Il demone viene affrontato e sconfitto dal nostro protagonista, Ashitaka, principe del villaggio. Il ragazzo, però, durante lo scontro, viene toccato dai tentacoli della maledizione, che si tramuta su di esso, corrodendo e ferendo il suo braccio. Ashitaka allora si reca dall'anziana saggia della sua comunità, la quale nota che la maledizione si sta pian piano espandendo. La donna allora consiglia al ragazzo di recarsi ad ovest, nelle terre native del cinghiale, per cercare di scoprire qualcosa di più sul male che lo attanaglia ed eventualmente trovare un rimedio ad esso. La pellicola a questo punto percorre il viaggio di Ashitaka. La prima svolta narrativa avviene nel momento in cui il ragazzo incontra Jiro, un monaco che lo informa che le terre ad ovest sono protette da un potente dio della foresta, che potrebbe curarlo. Ashitaka allora si mette in viaggio verso i luoghi indicati dal monaco. Durante il suo pellegrinaggio, però, incontra 2 uomini feriti, che carica con sé per portare nella foresta, cercando rimedio anche per loro. È proprio ai piedi della foresta che il principe incontra per la prima volta Mononoke. La giovane è definita dagli umani che vivono a ridosso delle montagne come ragazza lupo, in quanto umana ma allevata dai lupi. Mononoke, infatti, si comporta a tutti gli effetti come un lupo. Caccia, vive, parla con loro ed è sotto la protezione della dea lupo che le fa da madre. Una volta aiutati i 2 uomini, Ashitaka si reca con loro nel luogo dal quale provengono. Si tratta della città del ferro. La città, forse una delle ambientazioni più suggestive di tutta l'opera, è governata da Eboshi, una donna che gestisce regole e società della comunità. Per quanto sembri idilliaca, però, la città basa gran parte della sua fortuna sulle armi che Eboshi fa costruire, le quali vengono usate contro gli animali abitanti della foresta per espandersi su di essa.
Ecco quindi che incontriamo il nodo principale della narrazione. Tutto si sposta dalla quest di Ashitaka verso la cura della maledizione, alla lotta tra le bestie della foresta ed il mondo degli uomini. Ovviamente, la paladina principale del mondo naturale è proprio Principessa Mononoke, la quale cova un odio viscerale verso gli umani usurpatori. Il lavoro di costruzione dei luoghi che Miyazaki opera in Principessa Mononoke, a mio parere, raggiunge uno dei momenti più alti di tutta la sua produzione. Sotto questo punto di vista, forse metto solo La città incantata e Il castello errante di Howl ad un gradino più alto. Ciò accade nonostante i luoghi immaginati dal maestro non siano poi così tanti. Andiamo a vedere insieme i principali setting dell'opera. Partiamo dal luogo nativo del nostro protagonista. Miyazaki immagina un ipotetico villaggio Emishi, seguendo le linee guida di quelle che sono le caratteristiche storiche del popolo. Gli Emishi furono una tribù la quale, secondo la tradizione, fino all'ultimo tentò di estraniarsi dal dominio degli imperatori giapponesi. Miyazaki infatti costruisce i luoghi tenendo conto della differenza che intercorre tra questa tribù, quasi indigena, ed il resto del Giappone. Il maestro immagina un luogo estremamente rurale, sopraffatto completamente dalla natura. Anche i capi che fa indossare ai suoi personaggi sono molto diversi da quelli che vestono gli abitanti della città del ferro, che rappresenta invece appieno il Giappone feudale. Andiamo a dare un'occhiata alla differenza estetica tra le due donne più importanti di queste comunità. Da un lato abbiamo la sciamana degli Emishi. L'anziana è quasi indigena, i suoi abiti sono lontani dalla cultura giapponese, gli accessori che indossa sono quasi tribali. Dall'altro lato abbiamo invece Eboshi, governatrice della città del ferro. La donna viene vestita con tradizionali abiti giapponesi, anche se a dire il vero gli indumenti che indossa sono tipicamente maschili. Eboshi infatti non veste kimono o yukata, ma viene raffigurata più volte con un hakama, indumento che è stato indossato raramente dalle donne giapponesi nei secoli passati. È molto probabile che Miyazaki abbia voluto sottolineare la posizione di potere rivestita da Eboshi anche attraverso questi particolari. Ma tornando a noi, il secondo luogo che voglio prendere in esame è proprio la città del ferro, che è forse l'ambiente più suggestivo di tutto il film. Qui sono le donne che trainano avanti l'economia e la sopravvivenza della comunità, essendo loro le lavoratrici delle industrie del ferro. Come vedremo più avanti e come spesso accade, anche in questa pellicola le figure femminili sono le vere protagoniste dell'opera. Ma per quanto al suo interno, la città del ferro costituisca un microcosmo quasi idealizzato. Il conglomerato urbano si staglia in maniera alquanto prepotente nel luogo in cui si trova. Visto dall'esterno, infatti, il villaggio ha una costruzione estremamente austera e in particolare il contrasto col mondo naturale che lo fa apparire estraneo. I colori, le forme, i suoni sono tutti fuori contesto nella foresta tra la quale la città si staglia. L'ultimo luogo che voglio prendere in analisi è proprio la foresta, meta del pellegrinaggio di Ashitaka. La foresta è il vero centro dell'opera, oggetto del desiderio di tutte le parti che entrano in conflitto durante le vicende. Stagliandosi sulle montagne che circondano la città del ferro, è un vero e proprio locus amenus, rappresentante l'ideale naturalistico che Miyazaki vuole far proteggere ai suoi protagonisti. Tra i secolari alberi che la popolano, la foresta nasconde un piccolo lago, tana del dio che regna su di essa, il dio cervo. Sulle rive del lago si svolgono le scene più profonde di tutta la pellicola, dall'incontro tra Ashitaka e Mononoke fino alle sporadiche apparizioni del dio stesso, nelle sue due forme. È arrivato il momento di parlare dei personaggi. Come già detto, anche Princess Mononoke è un inno alla potenza femminile, cosa che Miyazaki non evita mai di fare nelle sue opere. Detto ciò, iniziamo esaminando il primo dei due uomini di cui andrò a parlare. Ashitaka è un personaggio veramente particolare ed è molto difficile farne una buona disamina. Durante lo svolgersi degli eventi, nelle scelte e nei comportamenti che adotta, non troviamo una vera e propria evoluzione. È un personaggio che almeno inizialmente è in balia degli eventi, ma che nei momenti critici dimostra i valori che fanno da motore alle sue azioni. Ashitaka non va mai sopra le righe, non cambia mai di direzione, non prende mai decisioni contrarie. È un personaggio estremamente statico, ma in un'opera del genere dove è il mondo esterno al protagonista ad essere in divenire,
finire. Trovare un personaggio che rimane ben piantato sulle sue convinzioni è un aspetto solo positivo, soprattutto perché Ashitaka verte sempre verso la parte della giustizia. Dal momento in cui viene trasportato nel conflitto tra la città e gli abitanti della foresta, i suoi problemi personali cessano di esistere e la maledizione per la quale aveva iniziato il suo viaggio non è più la ragione delle sue azioni e delle sue scelte. Mononoke, il cui vero nome è San, è un personaggio anch'esso molto particolare. Tra i comprimari, devo dire che è quello che ho apprezzato meno, anche se è scritto veramente bene. Questo perché, per forza di cose, è stato caratterizzato come il classico bambino bestia, estraneo al mondo degli umani. La nota che però caratterizza ulteriormente la ragazza è il modo veemente in cui odia i suoi simili e i loro archibugi, ovvero le loro armi. È sempre in prima linea nella difesa della foresta e ha come primo obiettivo quello di uccidere Eboshi, vista come causa massima delle torture inflitte alla natura. Se dal punto di vista della costruzione Mononoke non è sicuramente il più memorabile dei personaggi miyazakiani, a livello estetico la principessa non ha eguali. Personalmente reputo San uno dei design meglio riusciti di tutte le opere dello studio Ghibli, sia dal punto di vista estetico che da quello motorio. Tutti i movimenti che compie, soprattutto in battaglia, sono animati in modo da dare un effetto realmente animalesco. È un metodo sicuramente molto efficace per distaccare ulteriormente la principessa della natura dal mondo degli umani. Eboshi è la controparte di San in tutti i sensi. Tra le due Miyazaki crea una disparità su più livelli, da quello estetico fino a quello morale. Detto ciò, la protettrice della città del ferro è tutt'altro che il villain della storia. Reputo Eboshi il personaggio meglio scritto e più caratteristico della vicenda per diversi aspetti. Prima di tutto, come detto, non è la tipica cattiva che in modo cieco cerca di arrivare al suo obiettivo. C'è una leggera sfumatura nel personaggio di Eboshi che ne cambia completamente la connotazione. Quando Ashitaka viene scortato all'interno della città del ferro, e nella parte finale della sua visita viene accompagnato dalla stessa Eboshi. La donna mostra il luogo dove i suoi archibugi vengono ideati e fabbricati. Qui scopriamo che Eboshi dà rifugio e lavoro a uomini affetti da una sorta di pestilenza, che la servono e riveriscono in senso di rispetto. Eboshi crea attorno a sé un'aura di genuina gratitudine da parte degli uomini e delle donne del villaggio, che la rendono tutt'altro che una figura completamente oscura, anche se le sue scelte il più delle volte sono nocive. A mio modo di vedere, il personaggio più cinicamente negativo della pellicola è Jiko. Jiko è il monaco che svela ad Ashitaka l'esistenza della foresta. Progredendo nella narrazione, scopriamo però che Jiko è un falso monaco, inviato dall'imperatore nelle terre dell'Ovest per uccidere ed ottenere la testa del dio cervo. È l'ultimo dei personaggi a ricevere una sorta di redenzione. Anche dopo aver preso la testa ed aver visto l'enorme melma corrotta, nata dal corpo decapitato del dio, non si ferma e cerca di fuggire a tutti i costi. Ma così come l'uomo non può vincere la natura, il falso monaco non può scappare per sempre dalla volontà del dio cervo ed è quindi costretto a restituire la testa. Ovviamente Jiko è soltanto un personaggio di facciata, è l'imperatore, ovvero colui che ha commissionato il lavoro, ad essere la vera ombra. Se per Eboshi la presa della foresta ha una finalità utile, ovvero quella di far progredire lo sviluppo della sua città, per l'imperatore ottenere la testa del dio è quasi unicamente un vezzo, un capriccio. Non nascondo però che il personaggio che mi ha colpito più di tutti è il dio della foresta. Partiamo dal lavoro fatto sull'estetica. Il corpo del dio ha due forme, una notturna e una diurna. La forma notturna è un enorme bipede che vaga tra le montagne. Il suo corpo è come se contenesse un cielo stellato al suo interno, come a simboleggiare la notte stessa. La forma che invece assume dopo le prime luci del mattino è quella di un enorme cervo, la cui testa però è diversa da quella originale dell'animale, avendo sembianze quasi umanoidi. Il dio della foresta è la personificazione sia della morte che della vita, ed è infatti in grado di darla e toglierla. Non viene scalfito dalle vicende umane, e le sue azioni rispondono solo alle leggi naturali. Anche lo stesso Ashitaka, che si reca da lui per guarire la sua maledizione, non riceve il trattamento richiesto. La natura è imparziale ed equa,
non sottostà alle richieste umane e non si interessa delle loro cose, ma continua incondizionata il suo corso. L'efficace metafora di questo principio viene messa in scena nel momento in cui il Dio si sta dirigendo verso un cinghiale maledetto e Deboshi riesce a sparargli. Se in un primo momento sembri risentire del colpo, come se nulla fosse, il Dio continua il suo percorso imperterrito. Personalmente ho trovato questa la scena più forte del film, soprattutto dal punto di vista visivo, ma più in generale, tutte le sequenze in cui l'enorme cervo viene messo in scena sono memorabili. Il modo in cui viene animato è come sempre perfetto. Un altro aspetto che ho amato del personaggio è la forma che prende nel momento in cui viene decapitato. Il suo corpo notturno si corrompe, diventando come un'ombra inarrestabile che ingloba in sé qualsiasi cosa tocchi. Come pronosticabile, è impossibile arrestare il suo percorso. Ed anche un personaggio caparbio come Jiko è costretto a cedere il suo bottino al dio. Bene, il nostro viaggio nell'opera finisce qui. Se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace, condividere e soprattutto iscriverti al canale e seguire le pagine social che trovi in descrizione. Ci vediamo al prossimo video.